Buonasera carissimi. Oggi il Vangelo ci mostra due cose molto importanti. Ne voglio parlare un po'. In primo luogo ci mostra la natura di Dio. Dio non può essere fermato. Guardate bene che Gesù risorto non rimane al sepolcro, ma vuole andare avanti. Non vuole aspettare lì i suoi discepoli, ma sta andando verso Galilea, sempre in movimento, in via, e almeno per due motivi. Per primo, Gesù non vuole fermarci al sepolcro, ma vuole svegliare in noi i grandi desideri, che non ci accontentiamo degli piccoli eventi nella nostra vita spirituale, nella nostra fede, ma che sempre rimarremo bisognosi, desiderosi di qualcosa di più. Gesù vuole sempre, costantemente sorprenderci, ci aspetta sempre, vuole sempre salutarci. Come le donne e gli apostoli, no? Diceva, come oggi abbiamo sentito nel Vangelo, salute a voi. Vita spirituale è movimento costante, carissimi. Questa è la vita. Cioè, dove è Dio è l'amore. Dove è l'amore è anche la vita. Dove è la vita è il movimento. Ecco perché Papa Francesco molto spesso sottolinea questa cosa. Dice, alzatevi dal vostro divano. No, alzatevi dal vostro divano, fate il movimento, fate il rumore. Oggi Papa Francesco incontra tanti ragazzi nella piazza di San Pietro, tanto rumore, questo è lo Spirito Santo, che è la vita, no? Che è la forza. Andate avanti, andate oltre. Invece che cosa noi molto spesso facciamo? Preghiamo così, Signore, dammi la pace nel cuore. Secondo quello pace che mi viene, cioè nel senso la tranquillità, no? Non succede nulla nella nostra vita. Prego, che nulla accada nella mia vita, che tutto sia in ordine, no? A modo mio. E questo era il problema anche degli scribi e dei farisei. Tutto la legge, tutto secondo la legge, tutto secondo le regole. È impossibile, carissimi, vivere così. Regole senza amore, senza cercare di capire, uccidono. Per questo ancora voglio richiamare Papa Francesco, che ci provoca molto spesso, dice avanti, andate oltre e fate il discernimento. Non guardate soltanto il fratello, la sorella con il filtro dei canoni, con il filtro della legge, ma guardate oltre, no? Guardate il cuore, la sua vita, guardate bene dove vive, cosa sta succedendo nella sua vita. Ecco. Perché molto spesso provo entrare nelle vostre case per raggiungervi. E non soltanto per questo che mi piace bere caffè italiana, no? Ma perché, proprio per questo, per capire dove siamo, co cosa desideriamo, chi siete, per fare un discernimento. Questa è la dinamica dell'amore, questo è il movimento. Perché l'amore è sempre la primavera che genera la vita, c'è un'esplosione. Stamattina stavo correndo, ho sentito il canto degli uccelli, no? Che meraviglia, questa è l'esplosione della vita. Non accontentiamoci della pace, questo umano, questa tranquillità. Sì, a volte forse il movimento può farci del male, ma se viene da Dio, prima o poi darà i suoi frutti. Oggi ho parlato con una famiglia della Polonia che mi ha detto che questa guerra ha reso le persone più aperte. Addio. Si vede di nuovo i file per i confessioni, di nuovo le chiese piene, dove Dio sempre è il movimento. Guardate bene, la mancanza del movimento è la morte. A volte è triste guardare questo, no? Che un giovane si siede sul poltrone chiuso nei suoi problemi con il telefonino sul mano, si chiude dentro di se stesso. Niente movimento, tutto fermato, come se fosse morte. Mancanza del movimento è questo, è la morte. Dio viene sempre e ci sorprende e porta sempre un'alternativa. Abramo aveva 75 anni quando ha ricevuto la promessa di un discendente da Dio, ma doveva uscire dalla sua casa. Dalla sua tranquillità. Una cosa da ricordare è questa, carissimi,
abituarsi all'amore significa già perderlo. Se nelle coppie non c'è movimento, non cresciamo. Tante cose, tanti sposi rimangono morti, non c'è più la vita, perché sono contenti che c'è la tranquillità, non cercano l'oltre. Dio vuole che continuiamo a cercarlo, ma non alla cieca. Ha detto Gesù oggi alle donne: andate e ditelo ai vostri fratelli, perché Dio manda sempre i suoi messaggeri, non ci lascia mai da soli. Il secondo aspetto più corto di questo Vangelo è il luogo. Gesù dice: andate e ditelo ai vostri fratelli che vadano in Galilea. Ma perché là? Perché tutto è iniziato là, lì. Gesù non li chiama al sepolcro, non vuole ricordare loro quello che è successo, che lo hanno tradito, che lo hanno rinnegato, che sono fuggiti. Gesù vuole ricominciare da capo, ma così completamente da capo. E per questo ritorna in Galilea, dove li ha guardati con amore per la prima volta. Vuole guardarli di nuovo in quel modo. Questa è l'informazione molto importante per noi, perché a volte capita che per anni siamo tormentati da rimorsi e scrupoli per il peccato che è stato confessato già, no? E a volte possiamo dire, con noi tutta la vita il pesante bagaglio della nostra storia. Nella stessa storia, ma Gesù già ha pagato. Abbiamo paura di tornare da Gesù. E se me lo ricordasse, vi giuro, non ricorderà. Perché questo è lo stile di Gesù. È questo che oggi ascoltiamo. Gesù vuole portarci dove ci siamo bene, fiduciosi, al sicuro. Vuole davvero darci la vita.